Previously on Harry Potter. Ma cosa c'è in questo pacchetto? Il titolo del film. La seconda parte del primo film di Harry Potter inizia con Edwige che arriva a cavallo de una scopa pure lei. No, no, è un pacco a forma di scopa. Che pesa come una scopa. E dall'odore di saggina, quello classico delle scope. Ma invece è... è una scopa. Ma che scopa? È una Nimbus 2007 G3 al band. Costa proprio un boato. Dopo che Ron si deve vendere 3-4 fratelli per comprarsela. Ma che hanno fatto l'abbonamento che i minuti? Non ci credo che hanno speso tutti i soldi così. Ma chi me le manda ste belle cosine? Questa è Harry Potter. Gli capirono tutte disgrazie. Ma ogni tanto le botte de culo a caso. Sono contento per lui. Oggi si disputa l'incontrone Serpeverde versus Grifondoro. Voglio un incontro leale e pulito. I boliti sfogano la loro frustrazione. PES è stati copiati dalle pagine poracce. Il boscino scappa come un codardo. E via! CGI barbinissima. Gol! 10 punti a Grifondoro. Ho un dubbio incredibile. C'ho l'epifania adesso. Ma i punti che fanno le squadre dei Quidditch sono segnati nel punteggio finale della Coppa delle Case. Per dire, mo sono 10 punti, no? Magari sono 10 punti che si sommano a Grifondoro. Avrebbe senso, perché alla fine sono partite delle squadre. Se fai punti, fai onore alla tua casata. Dopo anni di Harry Potter ho letto tutti i libri, ci sto a pensare adesso. Ma boh. Vabbè, comunque questi si menano per aria come criminali. Eccolo, vedi, questo è precipitato. Sì, guarda come casca lento. Quello è morto, fine. Mentre la sua squadra viene decimata, Harry Potter fa le faccine. Poi si decide a cercare il boccino. O meglio, il boccino gli passa accanto e che culo, frate. Va tutta alla grande finché la scopa di Harry Potter comincia a fare i capricci. Lo vedi, non è buona sta su una scopa, c'ha 11 anni. No, è Piton. Sta facendo l'anatema freebooter, che consiste nel dire freebooter, 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 freebooter. E ora la scopa ha rosicato, perché pensa che Harry fa il simpatico con le battute sue. Hermione corre sotto gli spalti. Dracraspritz. Piton è allergico al fuoco e non la prende bene. Harry si riprende. Harry, che pesa 20 kg, fa spallate con uno che ne pesa 80. E vai con la corsa del coniglio. Il serpeverde si caga sotto. Harry si schianta, fine. No, Harry farà le prodezze e il circo, undicenne a caso. Che l'altro ieri è iniziato a stare sulla scopa, adesso sta in piedi, sulla scopa volante. Vengino signori. Ora prendo il boccino e tutti mi diranno che fico che sei. La caduta gli ha fatto male ed Harry vomita. Ah no, 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 è il boccino. È stato bellissimo amore. Grifondoro vince e il boccino vuole una sigaretta. Bravo Harry Potter, bro. Gente in CGI barbina lo acclama. La compagnia dell'orfanello. Ah, perché i suoi sono morti? Non bisogna ridere, è una cosa brutta. Raccontate a Hagrid quello che è successo. Tutte cazzate, Piton è bro. Non te stava a far il malocchio. Fidate che voleva superare il cane. Quale cane? Quale botola? Quali segreti? Basta con sto terzo grado. Piton ci aiuta a proteggere la roba di Nicolas Flamel. Nicolas Flamel? Come lo sapete? Siete dei leggimente! Ma me ne vado, bla 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 bla. È Natale, Harry e Ron giocano a scacchi, che si muovono da soli e si ammazzano a vicenda. Finish him. Fatality. Ok. Ma com'è possibile? Ma questi sono vivi e si ammazzano? Ma è orribile! Insieme al Natale arrivano i regali. Scena molto alla mamma ho perso l'aereo. Non mi chiede il motivo, ma mi pare mamma ho perso l'aereo. Ron! Ma che cazzo c'hai addosso? Lascia perdere, mia madre non sta bene. Ma che quelli sono regali per me? I regali a me? Sì, che bello! Questo era di tuo padre, vale i soldi veri. Tiè. Ma che cos'è? È un mantello brutto, me lo butto. Ma provalo un attimo, dai! No, e dai! No, ma perite! Ok. Madonna, ma è il mantello ben fatte vedere! Ma quanta roba figa mi stanno a regalare! Che culo, frate! Appena ricevuto il mantello, subito con la criminalità. Ed Harry entra nella sezione proibita della biblioteca, perché sta cercando informazioni su Nicolas Flamel. E dentro ci trova Sam! No, sarà questo il libro? E allora c'è gente che...
enorme. No, non è questo il libro. Scus! Arriva Gazza Walder a controllare. Rob, dove sei, Rob? Va bene se mi dai tuo zio Edmund, Rob. Non sono arrabbiato, Rob. Harry scappa via e trova Beaton che bullizza Raptor. Devi stare in campana. Professore, sono boccati nel reparto proibito. Cos? Harry, per scappare, si trova davanti allo specchio. E tazza ceci the non etch. È uno specchio che riflette quello che vuoi di più al mondo. Harry ci vede due signori di mezza età. Ma voi che cazzo siete? Ah, sono i miei genitori. Che bello. Quelle giovani mucciaccia. Harry Potter entra nel tunnel della droga. E ci vuole spingere pure Ron. Vi approva sta cosa che è uno sballo. Droghiamoci di desideri insieme. Guarda mia madre e mio papà. Porca troia. So figo. So il caposcuola. Ho la coppa delle case in mano. E pure quella del Quimbritz. Le donne me se buttano per terra. Ma levati, voglio vedere i miei genitori. Vada come parli, so il caposcuola. T'ammazzo. Ron capisce che quel coso è pericoloso. Basta con le droghe, Harry. Io sono tuo amico. Lo faccio per te, sono preoccupato. Io ti voglio bene, scegli la vita. No! Harry Potter, tossicodipendente, si chiude. Ci vuole silente per svegliarlo. Ancora qui stai! No, non sto facendo niente, no, lo faccio ogni tanto, posso smettere quando voglio smetto, domani smetto. Tu come altri sei caduto nel tunnel dello specchio e tazza cecid nonec. Ma sono solo immagini, è tutto falso, tutto persone falsi. Sono solo i nostri desideri. E lei che ci vede? Un mago biondo che mi dice prendimi Albus, prendimi. Si chiama Grindelwald. Un paio di calzini! Ma un paio di calzini. Certo modo sto di a te quello che vedo, anano. Ron sta in crisi per gli esami e Neville arriva imitando i canguri. Perché gli piacciono tanto? No, perché gli hanno fatto l'incantesimo della pastoia. Ci penso io. No, no, voglio vivere. How could this happen? Lei mi ferisce, sir. Harry Potter guarda la figurina di Silente. Quella che abbiamo visto inizio film che ha Corana che si è guadagnata la libertà. E trova il nome di Nicolas Flamel dietro. È un collega di Silente e ci ha lavorato insieme. Ok. Ah, oh, vedi, ecco chi era. Ma come? Ma qui dietro stava scritto? Ma come cazzo si fa? Non stava scritto qui dietro? Ma abbiamo spulciato tutti i libri dell'universo e niente? Cioè, dietro una cioccorana? Ma com'è possibile che non è citato in nessun libro? Ehi, aiutatemi! Madonna mia, Neville, come martellone. Ha sottotrama comica. Ah, vedi, sta visto libro. Ha fabbricato il titolo del film. Con sto sasso sei immortale e produci oro. Il sasso dei sordi veri. Cioè, ma solo in sto libro sta scritto una cosa così importante. Ma dai, solo in questo libro. Ha festeggiato il suo 665esimo compleanno. Ecco là, satana. Morì a 666 e poi crepa, infatti. Chiamate il Vaticano. Scomunicate Harry Potter. Le gnappette vanno a cagare il cazzo ad Hagrid. No, ancora voi e basta? Voglio tenermi il lavoro. La pietra filosofale. Entrate. Piton vuole la pietra. Ma cosa che la sta proteggendo? Ma che ne volete sapere più di noi? Anani, per cortesia. Volete frega a me? Volete farmi dire che c'è il mio cane a guardia? E gli incantesimi della McGranit? E gli incantesimi di Vitus? E le piante? E le pozioni? E altre cose strane? Non me lo farete dire! Ora scusate che devo far vedere quanto la Calesbrinx sia una freebooter de merda. Becca il drago. Ti chiamerò Drogo Norberto. È una viverna pure questa. C'ha le zampe anteriori attaccate alle ali. Non è cattiveria, ma il drago vero ha quattro zampe più ali. Fai vedere Norberto a papà. Dracarys. Chi è quel paladinato? Malfoy. Vabbè, che vuoi che succede? Giovanotti. Sci tua spia infame. 50 punti a testa in meno. Bravo. E in punizione. Bravissimo. Tutti e quattro. Cos? Cioè 50 punti in meno. Sbragli un troll che attenta alla vita di una ragazzina che te faceva chiudere la scuola. 5 punti. Va in giro de notte. Che ok, però va in giro de notte. Non è che hai dato una cortellata a qualcuno. 50 punti. Insomma, le priorità sono quelle vere. Pure tu vai in giro comunque a Marfotte e si è fatto cioccare da solo. A genio. How could this happen to me? I made my mistakes, got nowhere to run. Gazza Walder li accompagna da Hagrid. Ai miei tempi, mettiamo su Reign of Castamere e tutti sgozzati. Eh? Niente. Hagrid li deve accompagnare nella foresta proibita. È la loro punizione. Undicenni contro ragni giganti, lupi mannari, centauri e creature incredibili.
Ma mandate qualcuno a sta scuola a controllare gli assistenti sociali! Chiudete sta scuola! C'ha ragione Malfoy! Lo dirò a mio padre! Dillo a tuo padre, Drago! Dillo! Sti psicopatici! Norberto non c'è più. Oddio, è morto. No, l'hanno mandato con altri draghi. Ma allora va bene, no? Ma era il mio piccino! Lo so, è brutto. Si addentrano nella foresta. Quattro bambini e un omone nella foresta. Uno a pensar male chiamerebbe la polizia subito! C'è sangue argentato, tipo mercurio per terra. Sangue di unicorno. Mandali a casa, c'è un serial killer di unicorni in giro! Beh, è proprio l'anticristo delle cose pucciose. Ammazzi gli unicorni, deve essere proprio infame. Proprio a far piangere i ragazzine. Ammazzi gli unicorni, gli undicenni, proteggili. Dividemose. Due undicenni e un cane cagasotto in giro. Pure Codardo il cane. Non va bene, non va bene. Fossi il padre di Drago, porco Dio, facevo un delirio. Harry Potter, vabbè, tanto è orfano. Chi ci pensa Harry Potter? Ma Drago? Questa è una cosa da processo penale, dice Drago. E c'ha ragione. Ma che c'ha paura, Drago? Sei una fighettina? No, è voglia di vivere. Stranamente gli undicenni sono in pericolo. Ma guarda un po', lo trovano l'assassino che se sta a bere un unicorno. Ma che devono fare? Cioè, Drago e Thor sono gente seria. E se danno, corrono via. Harry fa si tocca la cicatrice, è molto fico. Però adesso crepi. Arriva un uomo a cavallo a salvarlo. No, un cavallo uomo. No, un uomo cavallo. No, un centauro. È Fiorenzo. Che gli dice? Ma che cazzo fai in giro di notte nella foresta? E lo so pure io. Ammazzare un unicorno è una cosa molto brutta. Ma ti tiene in vita. Ma che quello era Voldemort? Eh sì. E che ci fa qua Voldemort? Lo sai che cosa c'è nella scuola ora? Il sasso dei soldi veri. Bro, ma tu che cazzo ne sai, Fiorenzo? Hagrid. Vabbè, giusto, Hagrid. E poi lo devo sapere per trama. Ma che era quello che si dice? Eh già. E Piton vuole fregare la pietra per Voldemort. Sta zitto. Così diventa forte un'altra volta e me fa secco. Vi state a scordare che noi c'eviamo silenti. Quello se caga sotto, non l'ha mai sfidato, sempre muto via. Speriamo. Gli esami passano ed Hermione è proprio piena. Che cazzata sti esami. Proprio facili. Puh. Hermione, ti voglio bene adesso, però basta, hai rotto il cazzo! Harry guarda Hagrid e ha l'epifania. Aspetta un attimo. Aspetta un po'. Hagrid, ancora voi, basta! Ma te pare strano che tu hai sempre voluto un drago? E tac, arriva un tizio tipo Illyrio con un uovo. Ma no! Ma lui mica lo sapeva, io ci ho parlato, gli ho detto del cane, quello a tre teste che hai visto pure voi, che difende il sasso dei soldi veri. Basta che suoni un qualcosa e quello si calma, non mi pareva sospetto. Porca troia, non sono intelligente, beh? Do cazzo andate che sto parlando! I nanetti magici corrono dalla McGranit. Cosa ci fate qui? Ci serve Silente subito. Si è arrivato. Vuole vedere Silente. È importante. Ma importante cosa, nani? Ma cosa dovete di voi di così importante? Ci vogliono fregare la pietra dei soldi veri. Ma questa è roba da sicurezza nazionale, ma che ne sapete voi? Adesso chiamo il ministero della magia e vi faccio arrestare! Comunque è protetto, andate nel dormitorio. E muti! Però c'hai i sospettini. Non gli dicono The Piton. Ma perché non gli abbiamo detto The Piton? Perché i cliché, frate? Avete detto Piton? No, abbiamo detto Vitton. Louis Vitton. Volevamo fare delle borse farse con la magia e vendele. Bra, viva l'imprenditoria. E via nella botola per difendere la pietra. Le tre piccole canaglie cercano di scappare per l'ennesima volta. De notte, dal dormitorio. Fanculo le regole. E Neville si erge a difesa della legalità. Io sono il difensore, non vi permetto. Sì, Neville, non c'è tempo. Pietrificus totalus. Scusa, Neville. Comunque, bravo. Che te sei fatto valere. Bravo, così si fa. Mortacci vostra. Riaprono la porta della de prima. Qualo mora. Così manca una difesa magica, vabbè. E il cane dorme. Che culo, Annamo. Non è culo, è perché qualcuno già sapeva come superarlo. Zitti, zitti, Annamo. Stanno proprio a botola. E l'arpa smette di suonare. Ma guarda un po' i casi, Davide, eh. Il cane era nella fase REM piena. E si sveglia leggermente alterato. Si sveglia, no. So tre in teoria, no? Non lo so. Buttamosene sotto. Quanto è profondo, siamo morti! No, che culo. Sta pianta assassina ci ha attutito la caduta. Ok.
La pianta assassina, porca troia, no! Calmi, calmi, se vi agitate morite prima. E vabbè, allora mi scordo che mi sta strangolà. Dai, va bene, no? E lasciati andare, stacca la spina. Hermione! Se te stai fermo, passi! Ma che trappola è? Ma che trappola è? Stai fermo e passi! E nel libro comunque non è così. Serve la luce. Ecco, infatti. Bra. Ron, dovevi sta fermo? Oh, a posto. Che ci voleva? Dai! Una sciocchezzina! Vabbè, la prossima stanza è piena di chiavi volanti. Ah, vabbè, i chiavi volanti. Le chiavi volanti, ragazzi, ma poi inventate una cosa del genere, ma che droghe devi usare? Ma proprio devi avere le droghe, quelle serie, quelle pesanti, e lì allo psicofisico? Alomora, non funziona. Oh, ma lo vedi che non era così difficile? Ma fallo pure alla prima porta, no? No, dobbiamo acchiappare una chiave grossa e arrugginita. Come la porta è grossa e arrugginita? Ma come la prendiamo? Oh, guarda delle scope. Ma state proteggendo sta pietra, sì o no? Ma perché date gli enigmi ma anche le soluzioni? Cioè, vabbè, CJ Barbinissima. Chiave presa, andiamo avanti. Nella prossima stanza si gioca a scacchi. Gioca la partita, vincila dai. Cioè, penso io, è il mio momento. Ma gli scacchi dei maghi non si gonfiano le botte? Eh sì, azz. Tranquilli, giochiamo contro la CPU a livello facile, medio. No, no, fa culo sta merda. La partita va avanti. I bianchi stanno per vincere, ma Ron sta avvelenatissimo. Ron si sacrifica da bravo condottiero per il bene superiore. No, deve esserci un altro modo. Non ti puoi sacrificare. Inserire frasi cliché. Ci penso io, devo farlo io. Ok però, l'hai fatto, scendi. Scendi prima che tiri al fendente. Scendi da quel cavallo. Scendi da lì. Trauma cranico. Comunque vincono. Dai una mano a Ron. Io continuo. Dai, vai te che sei forte. Ma mai quanto te. Nah, io studio e basta. Faccio cagare. Ma te butta giù così, Hermione. Nah, no, sei meglio te. Vabbè. Harry arriva nella stanza dello specchio. Ma niente enigma delle pozioni. Quella più piccola, più grande, che devi capire qual è la pozione che ti faceva passare al fuoco. No, va bene. Peccato, però era bello. Tanti, allo specchio c'è Piton. Aha! Ti ho beccato, Piton. Io lo sapevo, sono intelligente. No, è Raptor! Raptor il rettile! Come i serpenti! Indizione! Ma Piton ha cercato di farmi secco! No, lui te stava a salvare il culetto! They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't. Io facevo l'incantesimo freebooter, 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 ed ero accanto a lui! Ma lui stava facendo il controincantesimo! Ci dà la fonte, ci dà la fonte, ci dà la fonte, ci dà la fonte! Si è ferito al pezzo del troll, perché mi ha intercettato da Fuffi! E mi stava a bullizzare per sapere la verità! Perché pensava che fossi solo, ma io non sono solo. Anche quando sono solo, io lo so che non sono solo. Mai! Come prendo sta pietra? Usa la gnappetta! Ma chi sta parlando? Chi sta parlando? Non si sa. Raptor trascina Harry davanti allo specchio, che vede delle cose incredibili! Il riflesso di Harry si mette il sasso dei soldi veri in saccoccia. Che cosa vedi? Ma vedo io che sto... sono fico! Ho vinto la coppa delle cas... Tutte cazzate! Dimmi la verità! Ci parlo io! Padrone, sei sicuro? Dagli un po'! Ma con chi stai parlando? C'ha una faccia sulla nuca, capito? Ok. Una faccia sulla nuca, ma come stiamo messi? Ma chi sei? È Voldemort. Oh, molto piacere, ho sentito tanto parlare di lei. Aspetta, ma tu, ci sono i miei genitori. Cattivo! Ma poi soprattutto, lei ha il naso! E fra un po' avrò anche un corpo. Mettemose d'accordo, Harry Potter. Vuoi i tuoi genitori te li resuscito? Ma tu dammi quel sasso che è in tasca.
Questo qui? Quello lì. Quasi quasi. Dai. Ma mi sta più per culo. Ammazza sto ragazzino. Raptor gli mette una mano un petto. Ma Raptor è allergico all'amore. Cioè, vabbè, mo te lo dicono subito, però vabbè. E si scioglie appena Harry lo tocca. Harry capisce che ha i pugni nelle mani. Cos'è questa magia? Sono potente! E gli mette le mani in faccia. Veloce. Harry Potter assassino. È stata legittima difesa, per carità. Però 11 anni assassino. Non è che c'è un minimo trauma. La prende benissimo, ride. Voldemort frebuta al fumo nero dell'host. E al grido di ritornerò, non finisce qui. Inserire cliché. Scappa via. Harry è emozionatissimo e sviene. Si risveglia in infermeria e il sirente è lì ad aspettarlo. Ma lo sai che sei famoso? Sì, lo so che so famoso. E Dennis c'è il film e mostra da di. No, per la storia dei Raptor. Ah, sei un eroe nazionale. Hai impedito che Voldemort tornasse. Ma sti cazzi, lo Stato non te ne darà credito. Marsasso? Distrutto. Ma mo Nicholas muore. E se dovrà pur morire, è namo, no? L'Inps sta lì pronta che bottiglia di champagne. Conta i minuti. Oh, 550 anni di pensione sono un costo serio, eh. Ma ora Voldemort non potrà più tornare. Magari. Ma tu lo sai perché Raptor non te poteva toccare? No, per la forza dell'amore. Oddio, è un po' cringe sta cosa, eh. No, veramente. Tu madre è morta per salvarti. Ma pure mio padre conta a cazzo. No, tu madre. Vabbè, i padri invalgono un cazzo, dai. E quindi c'è l'amore che ti scorre dentro. L'amore vince sull'odio. E forza Italia! C'è altro che mi dovresti dire? No. Sei sicuro che non c'è niente che mi devi dire sul mio futuro? E magari poi te ne penti pure di non avermelo detto? Silente! Nah. Oh, gelatine a tutti i costi più uno. Facciamo così. Il destino sceglierà. Se prendo una caramella buona vuol dire che ho ragione io. Se prendo una caramella cattiva vuol dire che hai ragione te. E ti devo dire tutto. Oh, mannaggia. La merda. Allora dimmi tutto, ciao. Harry esce dalla degenza e si riunisce ai suoi amichetti. Pure Ron sta bene comunque, eh. Se lo siamo scordato completamente. Pure sta bene pure Ron. Si passa alla cena di fine anno. È ora di decretare il vincitore della Coppa delle Case. Al quarto posto Grifondoro, che ha fatto schifo. Al terzo posto Tasso Rosso, che ha fatto un po' meno schifo. Al secondo posto Corvo Nero, che se so difesi. E al primo posto Serpe Verde. Bravi! Bravi. Se non fosse che io sono il preside e faccio come cazzo mi pare. Assegno una fracca dei punti a Grifondoro, vincono loro. Non so di parte manco per niente, no. Buon appetito. Scena del cattivo classica che fa mannaggia. E si riparte per casa. L'anno scolastico è finito e Harry è costretto a tornare dai parenti da telefono azzurro. Prima di andarsene saluta Hagrid, che gli regala un album di foto coi suoi genitori, così non gli serve lo specchio. Oh, il giovane Giovanni Mucciaccia. E abbraccione. Hagrid si imbarazza e gli dai consigli quelli da brava persona, da bravo zio. Minaccia i babbani con la magia. Ma non posso usare i poteri fuori da Hogwarts. Ma loro che cazzo ne sanno? Male dalla favola, si torna a casa. Ma questa è casa mia. Domani un altro giorno e si vedrà. Ciao. Fine. Che bella storia. Eppure è morta poca gente, dai. Per ora.